Siamo davanti all'ingresso del molo settimo del porto, come vedete ci sono i manifestanti, continuano ad arrivare a centinaia, stando alle stime, fonti della questura, abbiamo già superato le 3.000, le 3.500 persone. Situazione effettivamente molto molto tranquilla, gli unici momenti, attimi di tensione sono avuti circa mezz'ora fa quando Fabio Tujak, portuale, ormai ex consigliere comunale e notoriamente anche un ex pugile, si è posto davanti a dei mezzi che volevano entrare in porto, no? In quel momento si è creata una tensione, un parapiglia con altri colleghi suoi portuali che hanno cercato di invitarlo alla calma, di far entrare le vetture, i mezzi di servizio, anche perché la linea che effettivamente è cambiata rispetto agli annunci è quella di far entrare liberamente le persone che vogliono lavorare. E infatti in questo momento è il discorso di fondo. Da una parte questo varco del porto, del Molo Settimo, e poi c'è l'altro, quello di Riva Traiana, in cui, da quanto ci viene detto anche da fonti interne al porto, i camion stanno entrando liberamente. Ora non è chiaro se il sistema portuale è operativo, perché chiaramente se tante persone sono qui a manifestare non lavorano, però ci sono operai che stanno entrando a lavorare e quindi qualcosa sta funzionando. In ogni caso i camion dall'altra parte, in Riva Traiana, stanno entrando. Quindi in questo momento è una protesta che, secondo le intenzioni, sta funzionando fino a un certo punto, perché il controllo è qui e dall'altra parte, ripetiamo, i camion stanno entrando. E ripetiamolo ancora una volta, le persone stanno arrivando, ovviamente non solo portuali ma tanti manifestanti, anche le persone che in questo periodo hanno partecipato alle proteste dei No Green Pass, molto partecipate, con migliaia di cittadini che hanno preso parte ai cortei e sono qui presenti. Naturalmente di qualsiasi professione, ci sono mamme, ci sono papà, ci sono insegnanti, ci sono infermieri, c'è qualche medico, ci sono operai, ci sono trasportatori, persone che lavorano nelle ferrovie, tante persone che vogliono far sentire la propria solidarietà a questa protesta. È un evento, chiamiamolo così, anche molto, molto mediatico, ci sono le testate, gli inviati di tutte le televisioni nazionali e i quotidiani.